ॐ नमो भागवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्ण। Dunque oggi leggiamo gli insegnamenti della Regina Kunti, in particolar modo il capitolo 17, intitolato Alleggerire il fardello del mondo. Alleggerire il fardello del mondo. Fardello di karma, fardello di reazioni peccaminose. Krishna viene per alleggerire il fardello del mondo e riportarci tutti a casa. E quindi siamo, per la precisione, Srimad Bhagavatam, canto primo, capitolo 8, verso numero 34. Bharavataranayanye Bhuvo Nava Ivodaddo Siddhantya Bhuri Bharena Jato Hi Atma Bhuvartitaha. Ok, lasciamo 34. Bharavataranayanye Bhuvonava ivodado Siddhantya Bhuri Bharena Jato Hi Atma Bhuvartitaha Bharavataranayanye Bhuvonava Ivodado Siddhantya Bhuri Bharena Jato Hi Atma Bhuvartitaha Bharavataranayanye Bhuvonava Ivodado Siddhantya Bhuri Bharena Jato Hi Atma Bhuvartitaha Bharavataranayanye Bhuvonava Ivodado Siddhantya Bhuri Bharena Jato Hi Atma Bhuvartitaha Ok. Parola per parola. Bhara avataranaya. No, allora è avataranaya. Avataranaya. Avatara. Avataranaya. Ok. Che tu sei apparso per alleggerire il fardello. Per alleggerire il fardello. Anie. Altri. Bhuvaha. Del mondo. Navaha. Beh, questo è proprio uguale. Vascello. Nave. Navaha. Iva. Come. Udado. Nell'oceano. Siddhantyaha afflitto Bhuri estremamente Bharena dal fardello Jataha tu sei nato
Chi? Certamente. Atma Bhuva. Atma Bhuva. Da Brahma. Da Brahma. Artitaha. Artitaha. Essendo stato pregato di. Essendo stato pregato di. Traduzione e spiegazione di Sua Divina Grazia. Bhai Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada Kijai. Altri ancora affermano che il mondo si trova appesantito da un grave fardello come un vascello nel mare, e per alleggerirlo di questo tormento Brahma, tuo figlio, ti pregò di apparire, ed è per rispondere alla sua preghiera che tu sei disceso qua giù. Rileggiamo insieme. Altri ancora affermano che il mondo si trovava appesantito da un grave fardello, grave nel senso di pesante, come un vascello nel mare. E per alleggerirlo di questo tormento, Brahma, tuo figlio, ti pregò di apparire. Ed è per rispondere alla sua preghiera. Che tu sei disceso qua giù. Spiegazione. Subito dopo ogni creazione, Brahma, il primo essere creato nell'universo, nasce come figlio diretto di Narayana, il Signore Supremo. Dapprima però Narayana entra nell'universo materiale sotto la forma di Garbho Dakshayi Vishnu, perché la materia non possiede in sé alcun potere creatore, ma si anima solo a contatto con la forza spirituale. Questo principio fu stabilito fin dall'inizio della creazione. L'essere spirituale supremo, Vishnu, entra nell'universo e dal suo addome spirituale spunta un fiore di loto su cui nasce Brahma, il primo essere creato. Vishnu è conosciuto dunque col nome di Padmanabha e Brahma con quello di Atma Bhu, perché è nato direttamente da suo padre, senza che questi abbia dovuto unirsi alla sua consorte Lakshmiji. Lakshmiji era accanto a Narayana, impegnata al suo servizio, ma Narayana generò Brahma senza la sua partecipazione. Generare si usa per il maschile, partorire si usa per il femminile. E qui appropriatamente è stato usato generare. Krishna genera Brahma, non partorisce. Partorire è tipico dell'aspetto femminile. In questo caso generare. Krishna genera Brahma. Questa è l'onnipotenza del Signore. Chiunque sia così sciocco da considerare Narayana identico in ogni aspetto ad altri esseri, dovrebbe riesaminare seriamente la questione alla luce di questi fatti. Narayana non è un essere comune, bensì il Signore Supremo, Dio stesso, e ogni parte del suo corpo trascendentale possiede tutti i poteri del corpo intero. Siakale Driaprittimanti, Pascianti, Panti, Karayanti, Ciram Giaganti. Anche appunto Brahma conferma questo riguardo di suo padre. Un essere comune può concepire un bambino esclusivamente col rapporto sessuale, solo attraverso la via stabilita dalla natura per ogni specie di vita. Ma Narayana, essendo onnipotente, non è limitato da nessuna condizione dell'energia. Completo in se stesso e interamente indipendente, egli è libero di compiere ogni cosa perfettamente e in tutta facilità mediante le sue numerose potenze. Noi siamo prigionieri delle leggi della natura materiale, ma Krishna è il proprietario della natura materiale, colui quale la dirige, colui quale dirige la natura materiale. Quindi può dirigerla dove vuole lui. Nulla di impossibile dunque che Brahma sia Atma Bhu, cioè che significa Atma Bhu?
che è nato direttamente, abbiamo detto 2 secondi fa, che è nato direttamente da lui, senza essere stato introdotto nel grembo di sua madre. In un secondo tempo Brahma ricevette il compito di continuare l'opera di creazione dell'universo, ma come secondo creatore, dotato dall'onnipotenza del potere necessario per quelle specifiche funzioni. Ai confini dell'universo si trova un pianeta spirituale detto Svetadvip, che è la dimora del Paramatma, il Signore Supremo, nella forma di Kshirodakshayi Vishnu. Quando sopraggiunge nell'universo una difficoltà che gli esseri celesti sono incapaci di risolvere, essi chiedono a Brahmaji di trovare una soluzione, e se Brahmaji stesso non può risolverla, questi consulta Kshirodakshayi Vishnu e lo prega di apparire in questo mondo nella forma di un avatara per alleggerirlo dal fardello che lo appesantisce. Così avvenne quando Kamsa e altri re demoniaci governavano la terra, e questo fu questa quando la terra fu oppressa dal fardello troppo pesante delle loro malvagità. Fu allora che Brahmaji, accompagnato da altri esseri celesti, andò a pregare sulle rive dell'oceano Kshirodaka e fu avvertito dell'avvento di Krishna come figlio di Vasudeva Devaki. Secondo alcuni fu a causa di queste preghiere di Brahmaji che il Signore apparve sulla terra. Quindi il verso precedente ha spiegato, la regina Kunti spiega che, rivolgendosi a Krishna, plausibilmente Krishna è apparso per rispondere alle preghiere di Vasudeva e Devaki. In questo verso Kunti Devi ipotizza che invece Krishna sia apparso per alleggerire il mondo dal suo fardello grazie alle preghiere di Brahma. Quale delle due è vera? Quale delle due è vera? Entrambe. Entrambe. Allora, leggiamo cosa Srila Prabhupada ha da dirci a riguardo di questo verso. Kunti Devi riporta le differenti affermazioni da parte di differenti persone a proposito dell'apparizione di Krishna. Alcuni affermano che egli apparve alla richiesta di Vasudeva e Devaki, altri che fu la richiesta di Brahma a farlo discendere. Okay. Bharavatarana Yanye Bhuvonavaivodado. Alcuni affermano che egli è apparso al solo fine di alleviare il fardello del mondo, che era sovraccarico come un vascello nel mare. Quando il mondo è appesantito, naturalmente scoppiano guerre, pestilenze, carestie, epidemie e altre calamità. Queste sono le leggi della natura. La Terra fluttua nello spazio tra molti milioni di altri pianeti che sostengono tutti enormi montagne e grandi oceani. Come è affermato nella Bhagavad Gita, Gam Avisha, la terra fluttua perché Krishna entra in essa, nello stesso modo in cui entra nell'atomo. La terra non è certamente priva di peso, anzi, è molto pesante. Tuttavia può fluttuare perché lo Spirito Supremo entra in essa. Ogni cosa è illuminata dalla presenza dello Spirito. Finché siamo vivi il nostro corpo galleggerà nell'acqua, ma non appena l'anima spirituale se ne va, il cadavere va subito a fondo. Finché un bambino è vivo possiamo reggerlo facilmente, se invece fosse morto sarebbe più pesante. Noi siamo dunque pesanti ora, ma se ci evolviamo spiritualmente saremo liberi da ogni impedimento. Ora è impossibile per noi volare, ma l'anima spirituale è così leggera che appena è liberata dal corpo può volare in un istante a Vaikuntha Loka, il mondo spirituale. Tyaktva deham punarjan manaiti mameti. Perché allora il mondo si appesantisce? Si appesantisce a causa della presenza dei demoni. Ovvero, chi sono i demoni? Coloro che si oppongono al servizio di devozione. Quando Madre Terra non ce la fa più a sopportare questo peso eccessivo, Krishna viene per alleviare il suo fardello. Quando una nave sovraccarica si trova in una posizione pericolosa perché può affondare in qualsiasi momento, perciò
Quando Madre Terra si sentì troppo appesantita dai demoni, Siddhanti Abhuri Parena, si rivolse a Brahma, l'essere più importante dell'universo. Quando se ne presenta la necessità, le personalità più importanti dell'universo vanno da Brahma. E Brahma cosa fa? Avvicina Vishnu per pregarlo di alleviare il peso del fardello. Non è che Brahma si monta la testa. Come facciamo noi quando qualcuno si rivolge a noi per chiedere aiuto? L'anima condizionata subito si monta la testa e pensa io devo aiutare. Invece Brahma, puro devoto di Krishna, capostipite di una delle quattro Sampradaya, peraltro la più importante perché Krishna vi riappare nella forma di Sri Chaitanya Mahaprabhu, dopo aver dato vita alle quattro Sampradaya, lui riappare. Sampradaya sono le successioni di maestri. Successione di maestri spirituali, puri rappresentanti di Krishna. Dopo aver generato le quattro Sampradaya, queste quattro successioni, Krishna riappare in una di esse. Questa è la Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya. Vi riappare nella forma di Sri Chaitanya Mahaprabhu. Mahaprabhu. E Srila Prabhupada fa parte di questo lignaggio, di questa successione disciplica che discende da Brahma. Comunque Brahma, puro devoto di Krishna, sa perfettamente che Bhaktaram Yagyatapasam Sarvaloka Maheshwaram Suridam Sarva Bhutanam, e quindi è in pace con se stesso, e quindi è tranquillo, e quindi non ha problemi, non ha difficoltà, non ha deliri di onnipotenza Brahma, perché sa perfettamente che oltre al fatto che Krishna è il proprietario di tutto quello che esiste, che Krishna è il beneficiario, dunque il destinatario, è colui che può godere di tutto quello che esiste in quanto lui è il proprietario, Bhaktaram Yagyatapasam Sarvaloka Maheshwaram, e Krishna è Suridam Sarvabhutanam, e Krishna è il più, e Krishna il beneficiario, e Krishna il benefattore, il vero benefattore, il benefattore supremo è Krishna. E quindi quando i Deva, responsabili delle varie, dei vari settori dell'universo, si rivolgono a lui in quanto rappresentante di tutti i Deva, in quanto capo, in quanto primo essere creato, in quanto personalità più potente, si rivolgono a lui per evidenziare specifici problemi, Brahma non pensa adesso li risolvo io sono colui il quale può risolvere tutti i problemi, alleviare il mondo dal suo fardello, sono io. No, cosa fa Brahma? Va subito, allora, se possiede le facoltà per risolvere il problema, poiché è sempre cosciente di Krishna, allora si dà da fare e lo risolve lui come servitore di Krishna. Oppure, come Srila Prabhupada qui fa notare, si rivolge direttamente a Sri Vishnu, Sri Krishna, Kshiroda Kashyai Vishnu, in questa forma particolare, Kshiroda Kashyai Vishnu. Si rivolge a lui, a Shvetadvip. Avvicina le sponde di questo oceano, Kshirodaka, questo oceano di latte, il latte trascendentale, e prega il Signore Vishnu, Kshirodaka Kashyai Vishnu. Ovvero Sri Krishna è un'espansione plenaria, una manifestazione di Krishna, un'espansione di Krishna. Quindi Brahma non è un illuso, questo per dire che Brahma non è un illuso, non è un vanaglorioso, non si inorgoglisce Brahma, perlomeno non il nostro Brahma, non il Brahma reggente di questo universo. E anche noi non dobbiamo commettere questo errore. Tutti vogliamo un'altra sezione del Bhagavatam, spiega come tutti quanti noi vogliamo essere Prabhu, tutti quanti noi vogliamo essere Dio, vogliamo essere maestri, vogliamo essere guide, vogliamo essere elargitori di soluzioni e conoscenze. Quante persone affermano, tanta gente viene da me a chiedermi consigli e io glieli risolvo. Quante persone pensano di essere Prabhu, di essere maestri? Ma per poter essere maestri dobbiamo subito constatare la sua capacità di essere discepolo. Sappiamo che si è maestri nella misura in cui si è capace di essere discepoli, ovvero di seguire, di servire un maestro spirituale autentico, nella misura in cui saremo capaci di seguire e servire, conformarci alle istruzioni di un maestro spirituale autentico, in quella misura lì saremo capaci di essere maestri.
Ma a quel punto lì capiremo che essere maestro non significa essere il beneficiario dei sacrifici, delle austerità, degli sforzi, dei servigi di qualcun altro. Ma essere maestri significa essere servitori dei propri discepoli, dei propri seguaci, delle persone che in qualche maniera si attengono, si sforzano di attenersi alle indicazioni. A quel punto lì sarà chiaro, perché a quel punto lì, essendo stati bravi discepoli, ci saremo purificati. Il nostro cuore si sarà purificato, tutto quell'oceano di schifezze, calerdoshanide, questo oceano di difetti che è il nostro cuore, la nostra coscienza, chiamata coscienza corrotta o contaminata, contaminata dall'orgoglio, dalla vanagloria, dalla cupidigia, dall'avidità. Dall'avidità, che in alcune sezioni delle scritture vediche è considerata addirittura la peggiore, il peggiore degli anartha, più della lussuria, perché la lussuria in qualche maniera la sfoghi. La lussuria o la collera, per esempio, sono degli anartha, no? La sfoghi in qualche maniera. La maggior parte della gente come sfoga la lussuria? Col sesso, col cibo e in ultima analisi col sesso. E uno sente un attimino che i sensi si acquietano, giusto? O la collera è un altro anartha, l'ira funesta, la collera, la mente reattiva, come la chiamano gli psicologi. E Mauro, dottor Mauro Amici, l'altro giorno, il nostro caro amico, mi spiegava questo, no? La mente reattiva, come la chiamano, la collera, croda, come la chiama uno dei più grandi psicologi ed educatori e saggi della storia del mondo, Srila Rupa Goswami, croda, croda, va bene? L'ira, anche quella, un pugno al muro, rompi una cosa, un punching ball, no? Come si chiama? Punching ball, quello lì dei pugili, ti scarichi lì, o un'ora di balli caraibici, o non so, 10 km di footing, la scarichi, per un attimo ti senti tranquillo, per un attimo l'hai scaricata, ma l'avidità? E come la scarichi l'avidità? L'avidità è considerato il peggiore degli anartha, il peggiore dei problemi presenti nel nostro cuore, proprio perché non trovi sollievo, vuoi sempre di più, vuoi sempre di più, vuoi sempre di più, vuoi sempre di più, sempre di più. Give me more, dice Prabhupada, no? Dammi di più, l'avidità. Quindi è il peggiore degli anartha in questo senso. Questi problemi qui, che c'è? Vuoi dire qualcosa? L'invidia è anche quella cosa che ho scaricato oppure come L'invidia, anche l'invidia. L'invidia significa voler essere al posto di qualcun altro, no? In qualche maniera riesci a occupare una posizione migliore di qualcun altro, riesci a fartene una ragione in qualche maniera, no? Con l'invidia, che è un altro pesantissimo anartha, l'invidia. Riesci in qualche maniera a trovare un attimino di sollievo, un alleviamento, un sollievo dall'invidia, riesci pure a trovarlo in qualche maniera, ma dell'avidità vuoi sempre di più, sempre di più. Come la scarichi l'avidità? Questa bramosia di voler sempre di accumulare, se infatti Srila Rupa Goswami come lo mette? A che posto lo mette? Tra le sei mentalità o attività sfavorevoli che distruggono Shabdir Bhaktir Vinashati, a che posto lo mette l'avidità? Atyahara, mangiare più del necessario, accumulare più del necessario, no? Questa avidità che ti spinge ad accumulare più del necessario. Hare Krishna. Brahma è libero, completamente libero da questi problemi, da queste problematiche e si rivolge a Krishna, si rivolge a Krishna per risolvere. Noi invece pensiamo di poter essere grandi maestri, Prabhu, dice il Bhagavatam, pensiamo di essere dei Prabhu, dei maestri, delle guide, ci inorgogliamo. Io posso aiutare questo settore dell'umanità, io posso aiutare gli anziani, io posso aiutare
giovani, adolescenti, multiproblematici, io posso aiutare i diversamente abili, io posso aiutare gli affamati, io posso aiutare i ricercatori spirituali, io posso aiutare, io posso aiutare, se potessi aiuterei tutti, e se potessi aiuterei tutti all'infinito, giusto? Un benefattore vorrebbe in ultima analisi aiutare tutte le specie viventi per sempre, in ultima analisi vuoi essere Dio, questo è proprio un delirio di onnipotenza, da lì inizia, da lì inizia la caduta. Questo orgoglio, Brahman è esente da questa problematica, che è un puro devoto di Krishna e quindi si rivolge subito a Krishna. È perfettamente cosciente delle proprie potenzialità, delle proprie capacità, delle proprie abilità. Quando se ne presenta la necessità, le personalità più importanti dell'universo vanno da Brahma e Brahma avvicina Vishnu per pregarlo di alleviare il peso del fardello. Allora Vishnu, Krishna, appare nella forma di Avatar, come spiegato nella Bhagavad Gita 4.7. Yadā yadā hi dharmasya glanirbhavati Bharata abhyuttanam dharmasya tadatmanam srijamyaham. Ogni volta che in qualche luogo dell'universo la religione declina, e l'irreligione avanza nel momento in cui si genera questo glanir, dharmasya glanir, questa corruzione del principio originale religioso, della religione originale. Cosa fa Krishna? Tadatmanam, srijamyaham. Io discendo, io vengo in persona, srijamyaham. Io vengo così come sono, io mi manifesto così come sono, io vengo in persona. Quando il disprezzo per le leggi diventa eccessivo, dice Prabhupada, e i criminali sono troppi, fa un esempio, no? Sto facendo un esempio, con lo stato sociale, con la condizione sociale. Lo Stato ne risulta appesantito e disturbato e l'amministrazione del governo non sa più quali provvedimenti prendere. Similmente, quando nel mondo demoni e atei spadroneggiano, la terra ne è appesantita e gli esseri celesti, i virtuosi amministratori dell'universo rimangono perplessi. Quando il popolo di uno stato osserva le leggi, governare è facile, ma se il paese si riempie di criminali, l'amministrazione dello stato ne risulta appesantita. Talvolta una situazione simile mette in difficoltà l'equilibrio amministrativo del mondo materiale. Demoni ed esseri celesti sono sempre esistiti. Ma quando il potere dei demoni prevale, il mondo ne è appesantito. È allora che gli esseri celesti avvicinano Brahma per chiedergli aiuto. Ricordiamoci, chi sono i demoni? I demoni siamo noi. I demoni siamo noi. I demoni sono, come diceva, qui prendiamo proprio. I demoni sono. Dov'era? Vabbè, tutti coloro i quali si oppongono al servizio devozionale, diceva cose del genere, no? I demoni sono tutti coloro i quali si oppongono al puro servizio devozionale. Quindi siamo noi i demoni, perché in un modo o nell'altro recalcitriamo, in un modo o nell'altro siamo reticenti, renitenti, riluttanti, e qui si sprecano i sinonimi. Riluttanti a cosa? Ad abbandonarci completamente a Krishna. E adduciamo motivazioni. Sì, però aspettiamo ancora un po'. Non mi sento pronto, no, non, questo però non mi convince, quindi non lo accetto. Noi siamo de demoni. Allora, siccome siamo in tanti, allora un puro devoto è venuto 50 anni fa. 50 anni fa. Mezzo secolo fa un puro devoto è venuto perché la situazione stava veramente toccando i minimi storici in quanto a coscienza di Krishna. Allora,
Brahma è una delle 12 autorità conosciute come Dvadasha. Dasha significa 10, Dasha, Dasha. Dva, 2, 10 più 2, ma che 10 più 2, 20? Oh, stiamo messi male. 12, 12. Brahma è una delle 12 autorità conosciute come Dvadasha Mahajan. Questo è l'elenca, questo elenco lo propone lo Srimad Bhagavatam, nel canto sesto, di fra poco ci arriviamo. Svayambhur Narada Shambhu Kaumara Kapilo Manu Prahlado Janako Bhishmo Balir Vayasakir Vayam. Noi dobbiamo seguire i Mahajan, le grandi autorità, se vogliamo ottenere la conoscenza trascendentale. I Veda insegnano Tadvijnanartham Sagurum Eva Bhigacet. Chi desidera conoscere ogni cosa deve iscriversi alla scuola del guru, deve avvicinare un guru, un'autorità autentica, un maestro spirituale. E chi è il guru originale? Krishna. Krishna. Come Krishna insegnò ad Arjuna, insegnò anche a Brahma, come affermato nella Bhagavad Gita. Nello Srimad Bhagavatam, primo verso, Tenne Brahma Ridha Yadi Kavaye. Lo Srimad Bhagavatam descrive la fonte originale della creazione e questo dovrebbe essere il vero oggetto della nostra ricerca. Qual è la fonte originale della creazione? Sarà una grande esplosione? Big Bang? Ma vediamo un po'. Jammadyasyayatah, l'origine di ogni cosa è la fonte di Jamma Sthiti e Pralaya. Jamma Sthiti Pralaya significa creazione, mantenimento e distruzione. Il nostro corpo è nato in un momento preciso, dura per alcuni anni, diciamo 10, 20, 50, quello che sarà a seconda del corpo, e poi sarà finito. Ma da dove è venuto questo corpo? Sto facendo un esempio, Prabhupada. Da dove è venuto questo corpo? Che è nato in un momento preciso, rimane, permane per un certo numero di anni. Prabhupada dice 10, 1, 20, 50, 80, dipende dal karma, dipende. Poi muore. Ma da dove è venuto questo corpo? Esistono leggi scientifiche sulla conservazione dell'energia, no? Si studia in fisica la conservazione dell'energia, studia. Fanno esami su questo argomento, i ragazzi sono lì che studiano per mesi, poi li bocciano e ristudiano fisica. Conservazione dell'energia, ma qual è la fonte di questa energia? Esiste una fonte. Se esiste colui il quale la conserva, esisterà anche la fonte dell'energia, l'energetico, diciamo, no? Lo Shakti Mao. Shakti? Man, Shaktiman. Esiste una fonte. Yato vai mami bhutane jayante, che è identificata e individuata nello Srimad Bhagavatam. E questa fonte non è cieca. Gli sciocchi affermano che tutto ha avuto origine dal niente. Ma come può il nulla dare origine a qualcosa? Come può il nulla? Cosa possiede il nulla? Se no non sarebbe nulla, no? Possiede nulla. Come fa il nulla a possedere in sé l'informazione di qualcosa tanto da poterla manifestare, come se il nulla, che per definizione è nulla, avesse in potenza la possibilità appunto di generare in atto qualcosa, di rendere attiva qualcosa, di esplicitarla, palesarla, ma se nulla è nulla. Gli scienziati dicono che prima non c'era nulla. Attenzione, attenzione, non lasciamoci confondere, lasciamoci infinocchiare costantemente. Oramai abbiamo gli strumenti per poter contrastare queste infantili teorie. Questa fonte non è cieca. Allora, qual è la natura della fonte originale da cui ogni cosa è venuta, in cui ogni cosa esiste, in cui ogni cosa rientrerà? Il Bhagavatam afferma, Jammadyasyayatonvayadhitaratascharteshvabhigya,
La parola abhigya indica che la fonte di ogni cosa è cosciente, perfettamente, completamente, totalmente cosciente. La parola gya infatti significa conoscenza e abhi significa specifica. Abhigya, poiché non abbiamo una conoscenza. Poiché noi non abbiamo una conoscenza adeguata del luogo da dove veniamo e del luogo in cui andremo dopo la morte, non siamo abhigya, ovvero supremamente coscienti, ma la fonte suprema lo è. Non è una pietra, non è un vuoto, come potrebbe. La creazione in sé è la prova della coscienza del Supremo. Tutti possiamo apprezzare la manifestazione cosmica e il modo in cui essa opera. Il sole e la luna sorgono in perfetto orario, senza deviare neppure di un decimillesimo di secondo, e le stagioni cambiano nello stesso modo, portando con sé frutti e fiori. In questo mondo l'intera manifestazione cosmica procede in modo molto ordinato e sistematico. Se dunque non ci fosse qualche abhigya, c'è una perfetta intelligenza che conosce ogni cosa. Avrebbe potuto essere creato tutto ciò che esiste? Alcuni sostengono che tutto ciò che esiste proviene dal nulla. Ma che assurdità è questa? Anche filosofi del passato, anche che si studiano a scuola, affermano che nulla può provenire dal nulla e nulla può finire in nulla. Ma questo secoli fa, stiamo andando avanti? Sembrerebbe che si stia andando indietro, nel buon senso. Una creazione può nascere dal nulla? È forse un'idea che dimostra buon senso? Eccolo qua. Il Bhagavatam risponde, ovviamente, un sonoro no. Il Bhagavatam spiega che ogni cosa proviene dalla persona che è definita abhigya, cioè molto intelligente e molto esperta, e che quella originale persona intelligente trasmise la conoscenza all'Adikavi, il primo essere creato. Chi è? Brahma, tene Brahma ridaya Adikavaye. Brahma, il primo essere creato, ha un'origine ed è in contatto con quell'origine. Yoga è unito con quell'origine. Sappiamo di poter ricevere conoscenza da un'altra persona che sta di fronte a noi. Questa è la nostra esperienza pratica. Ma quando Brahma fu creato, era solo. Come poté dunque ricevere questa conoscenza? Sempre il Bhagavatam lo spiega. Tene Brahma, Ridda. La parola Ridda significa attraverso il cuore. La persona suprema, Paramatma, è situata nel cuore di ogni essere, compreso nel cuore di Brahma. Perciò, sebbene Brahma fosse solo, poté ricevere la conoscenza che proviene dal Supremo. La parola Brahma significa conoscenza vedica. Così la conoscenza vedica fu trasmessa in origine a Brahma. La conoscenza vedica è offerta a tutti, perché Krishna si trova nel cuore di ogni essere, sarvasya chaham riddhi, ecco di nuovo la parola riddhi, sannivishta. Ma bisogna essere qualificati per ricevere questa conoscenza. Krishna ci aiuta offrendoci questa conoscenza sia dall'interno del cuore come anima suprema, come Chaitya Guru, sia dall'esterno nella forma del maestro spirituale. Brahma riceve la conoscenza da Krishna e poi distribuisce la conoscenza vedica che ha ricevuto. Perciò è un'autorità. Esistono quattro sampradaya, cioè quattro successioni di maestri spirituali, attraverso le quali la conoscenza vedica viene distribuita. Questo è lo scopo delle quattro successioni di maestri, dei quattro lignaggi spirituali. Distribuire la conoscenza vedica così com'è. Mani esperte, intelligenze esperte, personalità sublimi, eccelse, massimi esponenti della conoscenza trascendentale vedica che si occupano di preservare e diffondere la saggezza, la vera sapienza.
Esistono quattro Sampradaya, una discende da Brahma, una da Lakshmi, una da Shiva e un'altra dai quattro Kumara. Dobbiamo avvicinare un rappresentante autorevole di Krishna appartenente ad una di queste Sampradaya. In questo caso potremmo ricevere la vera conoscenza. La terra avvicinò quindi Brahma, il quale rivolse a Dio, la persona suprema, la seguente preghiera. Vediamo come Brahma si rivolge a Krishna. Ora il mondo è appesantito dal fardello dei demoni. Perciò ti prego di apparire. Per questa ragione alcuni affermano che il Signore apparve perché Brahma gli chiese di alleggerire il fardello del mondo. Quando Krishna appare, protegge i demoni, sì, protegge i devoti e uccide i demoni. Perciò nella sua forma di Narayana, Krishna ha quattro braccia. Con due braccia tiene il disco e la mazza con cui uccide i demoni. E nelle altre due braccia tiene la conchiglia e il loto con cui benedice e protegge i suoi devoti. Il Signore afferma: Kaunteya pratijanihi name bhakta pranashati. Così Krishna soffia nella sua conchiglia: il mio devoto non sarà mai, mai annientato. E col fiore di loto diffonde le sue benedizioni. Il fiore di loto che appare talvolta anche nella mano di Lakshmi è un simbolo di benedizione. Oggi alcuni potranno dire che Krishna appare per questo o quel motivo, ognuno tutti speculano, si inventano, immaginano, ma la vera conclusione è che Krishna appare per il proprio piacere e non perché vi sia costretto da qualche causa esterna, perché lui potrebbe risolvere i problemi semplicemente con le sue energie. Non ha bisogno di discendere, giusto? Per farlo personalmente. Di questo ne abbiamo parlato molto approfonditamente la notte di Janmashtami. Noi nasciamo perché vi siamo costretti dal karma, siamo spinti dentro un grembo materno o dentro un seme, dipende dalla specie di vita. Ma Krishna, che è pienamente indipendente, non scende per la richiesta di qualcuno o a causa del karma, ma viene di sua spontanea volontà. Atma Mayaya, Bhagavad Gita. Noi siamo costretti a nascere a causa dell'energia materiale, l'energia quella definita esterna di Krishna. Ma Krishna non è controllato da Maya, ossia dall'energia di qualcun altro. Non nasce quindi in condizioni simili alle nostre. Maya, l'energia illusoria, è soggetta al controllo di Krishna. Come potrebbe quindi controllarlo Maya? Chi pensa che Krishna, come noi, sia controllato da Maya, è in Maya. È lui in Maya. È definito Muda nella Bhagavad Gita. C'è uno shock. Avajanantima Muda Manushintanu Masharitam. Krishna è il Narayana originale, la fonte originale dell'intera manifestazione cosmica. Brahma, il primo essere creato, nato appena dopo la creazione, è il figlio diretto di Narayana, il quale, nella forma poi di Garbo, Daksha e Vishnu, entra nell'universo materiale. Molto affascinante questa sezione del Bhagavatam. Se ne parla nel primo canto, nel secondo. Senza il contatto spirituale, la materia non può creare. Coloro che cercano la causa originale della creazione materiale, come gli scienziati, ma anche i filosofi, dovrebbero sapere che la creazione ha luogo quando l'anima spirituale è presente. La materia è attivata dall'anima spirituale. Non è vero che l'anima sia creata dalla materia. In accordo con la teoria scientifica, c'è stata un'evoluzione chimica che ha dato luogo ad un certo punto alla coscienza e quindi agli esseri viventi. Cioè dalla materia inerte, o meglio, da nulla si manifesta la materia, o meglio, da nulla si manifesta un'esplosione, poi la materia, poi tutto quello che esiste e poi le coscienze. Secondo la teoria buddista, la forza vivente, cioè l'energia vitale di cui tutti siamo dotati, quindi secondo la teoria buddista, questa energia vitale, la forza vivente, è creata dalle condizioni materiali. Infatti è spiegato che i moderni scienziati
molte teorie degli scienziati, di base è molto simile, teoria degli scienziati moderni, si intende, è molto simile alla filosofia buddista, che è una filosofia atea, riconosciuta come atea. Attualmente, infatti, il mondo intero è influenzato da questa teoria buddista, ma la realtà è che la materia si sviluppa a causa della presenza della forza vitale. È un concetto molto facile da capire. Dopo essere nato, il bambino cresce e il suo corpo si sviluppa, ma se il bambino è nato morto, cioè significa che l'anima spirituale non è presente lì, il corpo che farà? Crescerà? Non crescerà. Questa è la prova schiacciante, lampante, inoppugnabile, inconfutabile che lo spirito dunque è alla base dello sviluppo della materia e non viceversa. Perché un bambino morto non cresce? Perché lo spirito non è presente. Un albero può crescere fin tanto che in esso c'è vita, infatti esistono gli alberi vivi e gli alberi morti. Se piantiamo in terra buona un seme di albero bagnano e lo annaffiamo, l'albero si svilupperà perché in esso l'anima spirituale è presente. Ma se prima di piantare il seme lo facciamo cuocere, lo bruciamo, l'albero non crescerà perché l'anima spirituale non sarà più presente all'interno di quel seme, perché avremo rovinato l'ambiente all'interno del quale l'anima solitamente risiede, no? Avremmo reso inabitabile per l'anima quel luogo, in questo caso è seme. La materia cresce e si sviluppa per la presenza dell'anima spirituale e questo principio è stato seguito fin dall'inizio della creazione. Da sempre è nota questa informazione, soltanto da poco, veramente da poco, che questa informazione è andata a farsi maledire. All'alba della creazione lo Spirito Supremo entrò nell'universo e il primo essere creato, Brahma, nacque su un fiore di loto spuntato dall'addome trascendentale di Vishnu. Anche considerando materia, il loto sul quale nacque Brahma, dovremmo capire che esso si è sviluppato anche dallo Spirito. Lo Spirito quindi è alla base della creazione. Poiché il fiore di loto dal quale nacque Brahma era cresciuto dall'ombelico di Vishnu, Sri Vishnu è conosciuto come Padmanabha. Brahma è detto Atmabhu perché fu generato direttamente dal padre, Narayana o Vishnu, senza il concorso di madre Lakshmi. Lakshmi ji era presente accanto a Narayana, impegnata al servizio del Signore. Eppure Narayana generò Brahma senza l'aiuto di Lakshmi ji. Questa è l'onnipotenza del Signore. Quando noi vogliamo generare un figlio, abbiamo bisogno di una donna. Non siamo in grado di generare un figlio da soli. Krishna, Sri Vishnu invece, generò Brahma senza l'aiuto della sua compagna, Lakshmi, che pure era presente, perché egli non dipende da nulla e da nessuno. Chi crede scioccamente che Narayana sia come gli altri esseri individuali e dovrebbe imparare la lezione da questo particolare. Le scritture vediche ci proibiscono di pensare che gli altri esseri individuali siano al medesimo livello di Narayana. Yastu Narayanam Devam Brahma Rudra Adidaivatai Samatve Naiva Vichetta Sa Pashandi Bhavedruvam Pashandi. Pashandi significa mascalzone, Pashandi significa delinquente, una persona, un disturbo per la società. Utpa, utpa, taiai, utpata, utpata. Qualcuno ha inventato l'espressione Daridra Narayana, cercando di dimostrare che Narayana è diventato povero e che il mendicante che bussa alla porta per chiedere l'elemosina è anch'egli Narayana. Questo non è confermato dalle scritture vediche. Narayana è il signore di Lakshmi, la dea della fortuna, e soltanto gli sciocchi credono che possa diventare povero. I mascalzoni affermano che Narayana, Brahma, Shiva, gli esseri celesti, voi, io e tutti gli altri sono tutti situati allo stesso livello, al medesimo livello. Questa è stupidità. Narayana è Asama Urdhva. Questo significa che nessuno può essere uguale o superiore a lui.
Perciò Krishna stesso, il Narayana originale, afferma nella Bhagavad Gita: Matta Parataram Nanyat, nessuna verità mi è superiore e neppure uguale. La parola Asama, Asama, indica che nessuno è uguale a lui, e Anurdva significa che nessuno gli è superiore. Questa è la posizione del Signore. Narayana non è un essere comune, egli è Dio, la persona suprema, e ogni parte del suo corpo trascendentale racchiude la potenza di tutti i sensi. Un essere comune genera un figlio mediante il rapporto sessuale e non ha la possibilità di generare figli in un modo diverso da quello che è stato stabilito per lui dalla natura. Ma Narayana è onnipotente e può generare un figlio dal suo ombelico. Ogni parte del suo corpo ha piene potenze, come spiegato anche nella Brahma Samhita: Angani, Asyasa, Kalendri, Avritti, Manti. Io, per esempio, vedo con gli occhi, ma Krishna con gli occhi ci può anche mangiare. Noi ci proviamo quando mangiamo con gli occhi qualcosa, no? Infatti si dice, la sta mangiando con gli occhi quella torta, però non, poi abbiamo bisogno di portarla alla bocca per provare il vero gusto. Io, per esempio, vedo con gli occhi e l'abbiamo detto. Voi offrite il cibo a Krishna, ma Krishna non lo mangia, possono dire gli sciocchi e i mascalzoni. Vedete, è ancora lì quel cibo, non ha mangiato niente Krishna. Queste persone non sanno che Krishna può mangiare anche solo con lo sguardo, perché può fare qualsiasi cosa con qualsiasi parte del suo corpo trascendentale. Quando un tintore di Mathura rifiutò di consegnare alcune stoffe a Krishna, Shri Krishna, questo è spiegato nel libro di Krishna, quando Krishna arriva a Mathura, quando un tintore di Mathura rifiutò di consegnare alcune stoffe a Krishna, Shri Krishna manifestò la sua potenza trascendentale decapitandolo con una mano. Ciò fu possibile in virtù dell'onnipotenza del Signore. Il Signore è completo e onnipotente e può fare qualsiasi cosa con le sue varie potenze. Ciò è spiegato anche all'inizio dello Srimad Bhagavatam con le parole Abhigya Svarat, Svarat, Abhigya Svarat. L'espressione Svarat indica che egli è sufficiente in se stesso e non dipende proprio da nessuno. Questa è la caratteristica di Dio. E quando noi vogliamo essere indipendenti in qualche maniera, quando cerchiamo di divincolarci da questa o da quell'altra autorità, addirittura se cerchiamo di divincolarci dall'autorità spirituale, del maestro spirituale, stiamo dichiarando apertamente: sono Dio. Pensate un po', quanto è potente, radicato, potentemente inchiodato, cacciavitato, radicato nel nostro cuore questa idea di essere Dio. Noi siamo proprio convinti di essere Dio. E Krishna è supremamente indipendente, è Svarat. Svarat è una sua caratteristica, non nostra. Attualmente vediamo tante pretese incarnazioni di Dio, ma basta un piccolo mal di denti e questi falsi Dio, questi falsi avatara, si lamenteranno: oh, dottore, aiutami, salvami. Se sei Dio, salvati da solo, no? Perché andare da un dottore? Questi individui sono dei mascalzoni e rendono più difficile il diffondersi della coscienza di Krishna. Oggi il mondo intero è appesantito dal fardello di tanti mascalzoni e di esseri demoniaci. Perciò la bomba atomica che loro stessi hanno creato li aspetta al varco per la volontà del Supremo. Hare Krishna. Granta Raja Srimad Bhagavatam Kijai. Srila Prabhupada Kijai. Niteko Premanande. Ricordiamo l'appuntamento di oggi pomeriggio, ore 17:45, Kirtan Mantra Yoga, ore 18:15, nuova parte del seminario, il 9 passi per il puro amore. Oggi parleremo di un argomento molto delicato, ovvero il Sadhusanga, la compagnia dei devoti. Hare Krishna. Buona giornata cosciente di Krishna a tutti quanti e a oggi pomeriggio. Hare Krishna.